E lei, regina, è arrivata a Sandringham dove dovrebbe celebrare i 70 anni sul trono in una visita emozionante. Il monarca, 95 anni, si è recato a Norfolk in elicottero dal castello di Windsor. Arriva dopo che ha cancellato il Natale con la famiglia reale a Sandringham a causa dell'aumento dei casi di Covid in quel momento. Le immagini mostrano la regina che indossava un velo mentre veniva portata nella sua residenza domenica. Secondo quanto riferito, la monarca si trova a Wood Farm, dove il suo amato marito, il principe Filippo, ha trascorso gran parte del suo ritiro dai doveri reali. Dovrebbe rimanere a Norfolk per alcune settimane e essere lì il 6 febbraio quando segnerà il suo traguardo del giubileo di platino. Sarà una visita emozionante per la monarca, poiché ricorda suo padre, re Giorgio VI, morto a Sandringham all'età di 56 anni, è anche la prima volta che soggiorna alla Wood Farm dalla morte del duca di Edimburgo. Una fonte ha detto al Mail di domenica, tutto è in ordine per la visita della regina. Ci è stato detto che starà a Wood Farm, piuttosto che nella casa principale, il che è carino perché ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Il viaggio del monarca a Sandringham arriva mentre affronta un periodo turbolento. Il suo secondo figlio, il principe Andrea, sta combattendo un caso di sesso civile negli Stati Uniti. Ha strenuamente negato le accuse. All'inizio di questo mese, la regina lo ha privato dei suoi patrocini reali e dei suoi ruoli militari onorari, mentre ha accettato di smettere di usare il suo stile di Sua Altezza Reale. Nel frattempo, Harry è coinvolto in una lite con il governo sulla protezione della polizia per quando si reca nel Regno Unito con Meghan Markle e i loro figli Archie e Lily. E la scorsa settimana, Boris Johnson si è scusato pubblicamente con la regina per le presunte feste di Downing Street alla vigilia del funerale di Filippo. La regina, il monarca più longevo della nazione, dovrebbe essere a Norfolk per il suo giubileo di platino il prossimo mese.